Buongiorno e benvenuti alla 135esima asta Sant'Agostino. Queste puntate presentiamo i lotti in asta, l'asta che si svolgerà il 18 aprile 2016 alle ore 21. Nella scorsa puntata abbiamo visto i primi 8 lotti, adesso cominciamo dal 9 a presentare le Porsche. Il lotto numero 9 è un Porsche 911 2.4S, 2.4 ovviamente sta per la cilindrata, l'anno del 1972. È una macchina che si presenta totalmente restaurata, in condizioni che definiamo da concorso. È una macchina che ha tutti i certificati originali, quindi certificati Porsche, ha dei optional molto interessanti come i sedili Recaro e i vetri Catacolor. Gli interni sono beige e gli esterni sono blu metallizzato. Il 2.4S sta per Sport, che si differenzia dalle versioni quindi T Touring e a iniezione per la potenza. La versione S è la versione più sportiva ed è anche la più rara, infatti ne sono stati prodotti solamente 3.160 esemplari, con una potenza di 190 cavalli. È una macchina che lascia nella guida la vera sensazione delle vere 911 senza controllo di trazione e diciamo alcun ausilio di elettronica. Il decimo lotto in asta è una Porsche 911 2.4E Targa del 1972. È una vettura totalmente originale. Per quanto riguarda l'esterno, ha subito un restauro conservativo e nella meccanica è pari al nuovo. Questa vettura è molto rara. La base d'asta per questa macchina è 100.000 euro e la stima è 130-160.000 euro. Il lotto numero 11 è una Porsche 911 2.7 Targa Carrera, è una vettura rarissima, infatti è stata prodotta in solamente 610 esemplari. Dopo diciamo, il 1973 la Porsche con il propulsore quindi, dell'RS, il 2.7, produsse 911 con motore solamente 2.7. Le potenze variavano da 150 ai 210 cavalli e fino ai 260 per un 911 turbo. Questa vettura è una vettura in condizioni da concorso con solamente 62.000 km certificati ed è in possesso della certificazione di originalità Porsche. Il prezzo per questa macchina è di 160.000 euro di base d'asta con una stima di 200.000-250.000 euro. Il dodicesimo lotto in asta è una Porsche 930 Turbo Cabriolet del 1977. È una macchina rarissima poiché ne sono stati prodotti solo 445 esemplari ed è la vettura su cui sono seduto in questo momento. È una 3300 di centimetri cubi di cilindrata e una potenza di 285 cavalli e chilometri a tachimetro sono 62.000. La vettura possiede il certificato di originalità Porsche. Il decimo lotto in asta è una Porsche 911 3.2 Targa del 1986. È una vettura che in queste condizioni risulta praticamente introvabile perché la vernice risulta originale come gli interni. La percorrenza è incredibile, infatti ha percorso solamente 74.000 km. Il prezzo di questa macchina è di 55.000 euro con una stima di 70-80.000 euro. Il lotto numero 14 è una Porsche 911 964 Giubileo, prodotta per i 30 anni della 911 ed è del 1995. Questa macchina sono stati prodotti solamente 911 esemplari ed è in condizioni pari al nuovo, infatti è mai stata restaurata ed è totalmente conservata. Anche qui troviamo il certificato di originalità Porsche. La base d'asta è di 150.000 euro e la stima è di 180-200.000 euro.
Il lotto numero 15 è una Porsche 993 Carrera Cabriolet del 1994. Questa vettura ha avuto solamente un proprietario e si presenta di fatto pari al nuovo. Una percorrenza di solo 58.000 km, diciamo una bassa produzione, nel senso che se non sono stati fatti 7.730 esemplari. Ovviamente l'unica è l'ultima macchina raffreddata ad aria della Porsche. La base d'asta è di 60.000 euro con una stima di 70-80.000. Gli esterni sono grigi, gli interni in pelle totale di un blu elettrico. Il lotto numero 16 è una Porsche 993 4S del 1995, anche qui 993, quindi l'ultima Porsche raffreddata ad aria, ha un chilometraggio di 151.000 km ed è totalmente originale sia nella vernice sia negli interni, è di un elegantissimo colore blu con gli interni blu. Qua il prezzo di questa macchina come base d'asta siamo intorno ai 70.000 euro con una stima di 90-100.000. Rinnovo l'invito a partecipare alla 135esima asta a Sant'Agostino di automobili classiche da collezione che si svolgerà il 18 aprile 2016 alle ore 21. Potete partecipare tramite internet, telefono e televisione. Visitate il sito www.santagostinoaste.it per vedere i lotti in asta.